Ciao, namaste. Inizio questo nuovo video facendo un annuncio. Allora, da settimana prossima non sarò da sola a rispondere alle vostre domande, ma ci sarà anche Natalia, che è la dottoressa nutrizionista che ha scritto il corso di yoga e alimentazione, il corso Nuove Abitudini che puoi trovare sul mio sito. Quindi, se hai delle domande di alimentazione, puoi scriverle come sempre o sotto nei commenti qui al video oppure mandarmi una mail a info@lasciamiayoga.com, in modo tale che a partire da settimana prossima, quindi dal prossimo video, ci sarà anche lei a rispondere a queste domande. Come sempre, chiedo il favore di non mandarmi messaggi privati, non so, su Instagram, su Facebook per le domande, perché dopo risulta un po' difficile recuperarle tutte, quindi o sotto i commenti qui al video oppure via mail. Ok, detto questo, dopo l'annuncio, iniziamo con la prima domanda di GC. Cosa ne pensi di tutti quelli che con lo yoga, fra lezioni e merchandising, hanno fatto parecchi soldi? Non è qualcosa che va contro lo spirito stesso della pratica? Allora, sì, in effetti ci sono degli insegnanti che hanno fatto insomma una fortuna con l'insegnamento dello yoga. Secondo me di per sé il fatto non è niente di male, dipende poi diciamo come hanno usato, no? Questa fortuna che gli è arrivata grazie a al loro particolare modo di insegnare, sicuramente a una loro bravura come insegnanti. Ci sono molti insegnanti che hanno gestito questa fortuna che gli è arrivata, magari appunto creando una scuola o creando una serie di centri per praticare lo yoga, per insomma continuare a diffondere quello che gli ha dato questa ricchezza. Però ci sono, insomma, sono sentiti diversi scandali, chiamiamoli così, di insegnanti che sono diventati miliardari e piuttosto che investire insomma, in scuole o investire, diciamo, nel diffondere lo yoga, si sono comprati, non so, quattro Mercedes, la mega villa. Ecco, quello secondo me non è, insomma, esatto, stona decisamente con lo spirito dello yoga. A mio parere è un po' un test. Sei un insegnante molto dotato, la tua strada è quella di diffondere lo yoga e hai questo dono, magari un dono di comunicare molto bene, un dono di aver compreso lo yoga e quindi saperlo diffondere in modo particolarmente, diciamo, come si può dire, efficace, quindi questo ti ha creato successo intorno a te, ha creato un gran numero di persone, di studenti che ti seguono. Poi sta appunto, è il test successivo, no? Per queste persone, di dire ok, devo saper rimanere comunque non perdermi nella materialità, ma continuare con il percorso spirituale. Spesso appunto quello che si sente in questi casi è che diciamo esce un superego dell'insegnante, no? E quindi queste personalità che diventano anche un po' particolari, ecco, poi insomma ne sono venute fuori di tutte, scandali sessuali, eccetera, eccetera. Quindi credo che sia un ulteriore test per delle persone che continuano sul percorso dello yoga, insomma, un test un po' più difficile per capire se veramente hanno compreso gli insegnamenti dello yoga o insomma, se falliscono questo test e insomma, buttano via tutto quello che hanno fatto in questo modo.
Quindi questo è quello che ne penso. Poi, Red Dreamer mi scrive in riferimento alla clinica ayurvedica nella quale sono stata. Potresti fornirci delle info su questi posti, come trovarli, più o meno quali sono i costi. Se è facile arrivarci e come sono gli alloggi, ognuno ha la sua stanza, è spartana e ci sono anche delle mense dove si mangia insieme. E bisogna spiegare per cosa si va là prima di partire e come. Allora, io non sono stata in molte cliniche, sono stata in una sola. Metto il link al loro sito nell'info box qui sotto. So che ce ne sono tantissime, soprattutto nello stato del Kerala. Nello stato del Kerala c'è, insomma, l'università dove appunto si laureano i dottori in Ayurveda. Ci sono diverse cliniche. Diciamo che ci sono le cliniche un po' più commerciali, perché è diventato un po' di moda andare a fare il panchakarma, tutte queste cose qua, e ci sono magari quelle un po' più, cioè, sono effettivamente delle cliniche più serie. Siccome non sapevo come scegliere, io ho chiesto al mio insegnante di filosofia, Sudhir Rishi, che è indiano, e quindi lui per esperienza personale mi ha suggerito questa clinica. Le informazioni poi appunto le potete vedere sul sito per questa clinica. Come ci si arriva, come trovarli, appunto, dico, ti posso suggerire solo questo. I costi dipende da che cure andrai a fare. Devi, prima di, diciamo, siccome è una clinica, devi scrivere alla clinica, devi scrivere ai dottori e ti faranno una serie di domande, nel senso ti chiederanno la tua condizione attuale, per che motivo vuoi andare. Se hai insomma, dei referti medici, eccetera, eccetera, che puoi mandargli perché incomincino a preparare la tua scheda clinica. Quella dove sono stata io, onestamente non la definirei assolutamente spartana, è molto bella, una costruzione tutta bioarchitettura. Nel mezzo del nulla, nella natura, eccetera, eccetera. Ci sono varie stanzette, quindi sono in questo loro giardino dove coltivano tutte le piante, ci sono vari blocchi che mi sembra contengano 4 o 5 stanze ognuna. Nella stanza si può stare bene, io stavo con John, però le altre persone erano, se si va lì da sole si sta soli. Mi sono trovata assolutamente benissimo, quindi niente di tragico, super pulito, eccetera, eccetera. Si mangia da soli, si mangia da soli, il cibo viene portato in stanza, si mangia insieme solo il sabato sera, cioè in questo momento, insomma, di condivisione con gli altri. È facile arrivarci. Allora, dipende, se sei già stato in India e sei pronto alle strade indiane, sì, è facile arrivarci. Se non sei mai stato in India, in questa clinica in particolare è abbastanza facile, nel senso che si arriva all'aeroporto di Coimbatore, noi abbiamo cambiato a Delhi o Mumbai, adesso non mi ricordo, cambiato il volo e siamo arrivati a Coimbatore, che è questo aeroporto molto piccolo. E da lì il taxi che ti manda alla clinica ti porta direttamente alla clinica. E appunto la strada indiana, la guida indiana. Quindi, vabbè, a parte quello, è un'esperienza che, insomma, che ti consiglio. Poi, i Nakis Design. Una persona che comincia a praticare yoga dopo i 30 anni ha la possibilità di imparare le posizioni più difficili in cui ci vuole più forza o elasticità. La risposta è sì. Assolutamente. È ovvio che il tempo che richiede il nostro corpo, soprattutto se non abbiamo fatto nulla per tutto il tempo, per tutta la nostra vita, iniziamo a 30 anni a fare qualcosa,
è ovvio che dobbiamo, no, recuperare il tempo perso. Quindi cosa significa? Significa che dobbiamo andare un po' più con calma, dobbiamo prenderci, avere più pazienza, ascoltare il nostro corpo. È ovvio che quando sei bambino, ragazzino, la flessibilità è, diciamo, è più facile da ottenere. Passiamo tutta la nostra vita magari stando in determinate posture, passiamo la maggior parte delle ore seduti su una sedia, quindi andare a riportare elasticità ai muscoli, mobilità nelle articolazioni richiede tempo. In più non è, diciamo, il nostro obiettivo non è quello di fare per forza la spaccata o fare, non lo so, metterci la gamba intorno al collo, fare un piegamento. Cioè, non dobbiamo metterci l'obiettivo di fare la posizione al 100% in modo spettacolare, in modo da contorsioniste. L'obiettivo è proprio quello di riabilitare poco per volta il nostro corpo. Quindi sì, assolutamente possiamo fare yoga, ma dobbiamo riprendere la consapevolezza del nostro corpo, che probabilmente o non abbiamo mai avuto o abbiamo perso da parecchio tempo. Poi, Marco, nella pratica dello yoga capita spesso di dover contare i mantra, contare i cicli respiratori nel pranayama, eccetera, eccetera. Io mi domando e ti domando, esistono tecniche particolari o piccoli trucchi che consentono di contare senza distrarsi? In pratica, se mentre medito mi metto a contare gli om, allora la meditazione va a farsi benedire. Sì, in generale non è importantissimo contare esattamente il numero preciso, ok? Se sto meditando e voglio contare i mantra, ci sono appunto le Japamala, che sono appunto questa versione, insomma, come sono come la stessa idea del rosario, no? Quindi sgranare il Japamala, far passare una pallina dopo l'altra, diciamo, ci aiuta a focalizzarci sul continuare nella ripetizione del mantra e poi appunto lo possiamo ripetere per 108 volte. Per quanto riguarda anche il pranayama, diciamo che non è assolutamente necessario contare. Ti rendi conto da solo se, diciamo, se fai 10 respiri o se ne fai 20. Se ne fai 11 piuttosto che 10, non cambia, non focalizzarti sul contare, quanto sul essere consapevole dell'esercizio di respirazione che stai facendo, o immergerti, se stai facendo una meditazione con i mantra, immergerti nel suono, nella ripetizione del mantra, più che altro, più che sul numero. Spero di essere, insomma, stata chiara per questo. La Mangu. Allora, ciao Sara, lo yoga mi sta travolgendo come un'onda. È ormai da qualche mese che leggo sui libri e mi informo, è come se è stata una sorta di motivo di studio. Sono esagerata o secondo te è una cosa normale? Leggo, studio e prendo appunti. È assolutamente una cosa normale, anzi è bellissimo, anche perché lo yoga è un oceano di conoscenza. Si continua a studiare, si scoprono sempre cose nuove, ci sono una marea di libri, le fonti di informazione sono veramente tantissime. Quindi è bellissimo, no? Seguire, trovare una passione. Per me è lo stesso. Quando ho incontrato lo yoga è stato proprio amore a prima vista. Perché forse perché sono una persona curiosa e quindi mi stimola in continuazione a sapere che
una continuo studio, una continua ricerca, quindi è normalissimo, anzi è bellissimo che anche tu lo possa vivere in questo modo. Ok, ultima domanda. Maria Rosa, ciao Sara, cosa ne pensi della Yoga Wheel? Può essere davvero utile o è solo un bel gadget? Non lo so, non ho mai provato la Yoga Wheel, quella, penso che quella originaria abbia iniziato Dharma Mitra, Dharma Wheel. Non l'ho mai provata, ho provato solamente un prototipo di una wheel, quindi non ti so dire, non voglio esprimermi. Se l'unica cosa che ti posso dire, avendo provato questo prototipo, se stai cercando un attrezzo per fare dei piegamenti indietro, in generale ti consiglio il classico backbender. Però visto che insomma la Yoga Wheel viene usata anche per fare le inversioni, per fare diverse cose, quindi non ti saprei dire se qualcuno ce l'ha, la usa, la sa, insomma, vuole esprimere la sua opinione, potete lasciare dei commenti in modo tale che insomma Maria Rosa abbia un'idea un po' più chiara se prenderla o no. E niente, questa era l'ultima domanda. Se hai delle domande, come ti dicevo, anche per Natalia, quindi domande di alimentazione, scrivile pure qui sotto nei commenti e noi ci vediamo settimana prossima, spero senza raffreddore. Alla prossima, ciao!